Ciao ragazzi, bentornati a Genshin Impact, è il vostro coccodrillo Matto 700 che vi parla. E oggi parleremo di Diluc. Tutti lo amano per i tre fendenti di Diluc. Per questi tre fendenti. E voi, che ne dite invece di tre fendenti, di sei fendenti? E voi pensate, come? Ora ve lo mostro. Intanto che ci sono questi nemici qua, che stanno dormendo proprio, e andiamo ad attaccarli con la mossa. Un fendente, due fendenti, tre fendenti, quattro fendenti, cinque fendenti e sei fendenti. Questo è quello che amano tutti di Diluc, i tre fendenti. Questo ora sconfiggiamo questi nemici qua. E vi spiego subito com'è possibile farlo. Questo qua. E quando capita? Andiamo subito a spiegare il motivo. È semplicissimo. È per la Sacrificial Great Sword, che è attacco base, energia recuperata. Questa spadona al 50% di chance, esatto che è rango 2, di farti la possibilità di fare altri fendenti, tre fendenti. Grazie a Diluc in questo caso, insomma. E questi tre fendenti si ripetono ogni 26 secondi. Esatto che lui può fare tre attacchi. Il 50% diventa praticamente 100%, perché per ogni attacco al 50% è 50%, quindi ogni due pendenti al 100% poche parole. Se non è uno è l'altro, insomma. E capitano ogni 26 secondi perché ho rango 2. Più ne troviamo di queste armi, le facciamo salire, più il tempo si riduce. Quindi potremmo farlo molte più volte. E che avere già tre fendenti del fuoco contro le barriere del ghiaccio o dell'acqua o dell'elettrico danno un grande aiuto. Danno veramente grande aiuto. E Diluc è specializzato su questo, fare i tre fendenti per spezzare barriere. O tanto, peccato per lo super che allunta, sì, che allontana i nemici con la sua finestra di fuoco. Ecco, e questo qua dà un grande bonus d'attacco e di togliere via l'elemento barriera ai nemici, insomma. Spero che vi sia piaciuto il video, che sia stato abbastanza chiaro. Se avete domande scrivetelo nei commenti. Se non avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. E ciao al prossimo video. Ciao ciao!